Ciao a tutti, ciao a tutte. Oggi vi porto un video sul canale che non ho mai fatto, ma volevo fare da tanto tanto tempo. E questo è un video di lettura dei tarocchi, perché come vedete qua ho due pile diverse. Ho selezionato poche carte e ho usato tutte quelle della Rider-Waite e poi ne ho presa una di questo deck qua che a me piace molto e è bellissimo e ho fatto solo due pile perché sarà una lettura un po' veloce, quindi chiaramente se vi interessa questo tipo di video potete farmi domande più specifiche, magari faccio degli approfondimenti eccetera eccetera. Inoltre ci tengo a dire che questa è una lettura assolutamente generale, quindi se non vi ritrovate vuol dire che non è per voi, non è il vostro messaggio, non prendetevela. Ci saranno altri video che magari saranno giusti per voi, ci saranno altre persone che leggono i tarocchi che avranno i vostri messaggi. Come vedete, ho diviso in due pile, una con l'ametista e una con il quarzo rosa, e dovete semplicemente scegliere quale delle due vi sentite più chiamati, più rappresentati, e passeremo alla lettura delle carte che sono uscite per voi. Io, quando ho selezionato le due pile, ho chiesto che mi uscissero le carte che spiegassero, chiarissero la situazione tra voi e quella certa persona, di cui non devo ovviamente fare i nomi perché appena dico quella persona vi salterà un nome, un viso in mente. Quindi scegliete e troverete i timestamps nei commenti. Iniziamo subito. Io ho disposto le carte nell'ordine in cui mi sono uscite. Ok? La prima di tutte che mi è uscita è questo 9 di bastoni. Lavoro molto arduo, come vedete, ha tipo la testa bendata, è affaticato, si vede. E anche la penultima carta della sequenza, no? Dall'1 dall'asso al 10, ovviamente. E questo indica che ce l'ha quasi fatta. La persona che voi avete in mente, o voi stessi anche, potrebbe stare attraversando un periodo un po' faticoso, un po' particolare, che però sta giungendo al termine. Infatti la carta dopo abbiamo la carta della torre, che come vedete le ho girate tutte per voi. Comunque, come vedete, la carta della torre rappresenta qualcosa che viene distrutto, viene raso al suolo, che crolla, quindi un cambiamento molto drastico. Quindi secondo me questa persona gli resta un'ultima fatica da compiere, crollerà questa torre, ci sarà un cambiamento molto drastico, ok? E non so cosa potrebbe essere per quanto riguarda la famiglia, per quanto riguarda il lavoro, magari questa persona è in una relazione e non sta andando bene, richiede molti sforzi, richiede molta fatica. E ci sarà questo crollo, magari la relazione finirà, si licenzierà da lavoro, vedete voi in base alla vostra situazione. Questa persona però è molto resiliente e non ha paura a impegnarsi a lavorare duramente e ricostruirà, grazie al suo grande lavoro, al suo grande impegno, dalle macerie che sono rimaste dal crollo dopo questa torre. Con ruota della fortuna, le carte vi ricordano che tutto gira, quindi questa persona ha attraversato questo momento difficile, particolare, crollato, grazie al grande lavoro e sforzo compiuto, la situazione ritornerà a brillare nei suoi confronti, appunto non senza impegno da parte sua. E infine abbiamo il mondo. Finalmente gli sforzi e il tempismo, anche giusto perché comunque la ruota gira ciclicamente, porteranno questa persona a raggiungere la completezza in quello che vogliono, che sia un
una relazione con voi, ad esempio, a me viene da dirvi darvi il mondo, diciamo così. E, però fate attenzione, dovete ricordare da dove arriva questa persona, non è stato facile il percorso per arrivare a voi. Cosa dovete fare voi? Stare accanto e essere pazienti, questo è il mio consiglio. E la carta dell'oracolo dice: Star Mother, how can you mother yourself? Come vedete, questo mi dice di essere pazienti e di concentrarvi su voi stessi o voi stesse. Sicuramente la figura materna, una presenza femminile, ma non implica necessariamente una persona di genere femminile. La femminilità è una cosa che trascende dal genere e non lo so, voi potreste essere per questa persona, senza scadere nel freudiano, un punto saldo di riferimento. Ma perché? Perché voi state da voi stessi o voi stesse e potete essere il porto sicuro di questa persona. Se voi invece non fate questo lavoro verso voi stessi o stesse di nuovo, non potete essere il, diciamo, il punto, il porto sicuro, il posto da cui questa persona riesce a rifugiarsi prima, mentre crolla tutto, e poi mentre ricostruisce. Dunque, questa era una velocissima lettura, spero che vi possa piacere, spero che vi possa tornare utile. Se avete domande fatemelo nei commenti e fatemi sapere se volete altri video sui tarocchi. E ora è il momento della seconda pila. Allora, benvenuti e benvenute, questa è la lettura della seconda pila per chi aveva scelto il quarzo rosa. Sono 5 carte più una dell'oracolo. Le ho messe nell'ordine in cui sono uscite a me. La prima carta che è uscita in assoluto è il 5 di spade, che non è particolarmente una carta, non è una carta particolarmente positiva, perché mi dice di una lite, di agire alle spalle di qualcuno. Un po' meschina questa carta, non mi piace tanto e né sto ricevendo una vibe particolarmente positiva. Non so se da chi sta guardando questo video, se penso più riferita alla persona che avete in mente quando guardate questo video. Mi spiace dirlo, però non mi va neanche di abbellire la lettura se questo è quello che le carte ci dicono. Quello che vedo dopo, comunque, questo 8 di bastoni mi dice che ci sarà un cambiamento a breve. Un cambiamento molto repentino, veloce. Non so se questa persona improvvisamente smetterà di comportarsi come in questa carta o voi cambierete idea. Magari incontrerete qualcun altro. Potete, solo il tempo ce lo può dire. Ma questa carta è anche la carta delle comunicazioni, delle conversazioni, quindi a breve, diciamo che ci sarà aria di cambiamento, potrebbe essere anche comunicazioni tra i social, quindi qualcuno che vi contatta sui social o vi risponde a una storia, o comunque qualcosa che avviene in quel mondo lì. La carta della giustizia mi dice che c'è una decisione da prendere, una decisione molto importante, che ovviamente nessun altro può prendere per voi, e dovete ben bilanciare la situazione. Quindi può essere che qua in gioco di persone, le persone siano due: una persona, la persona con cui magari voi avete in mente quando avete aperto questo video, e una persona che magari non vi aspettate e che entrerà di colpo e velocemente nella vostra vita, e voi vi troverete a soppesare le due opportunità, cosa vi presentano. Se decidete di scegliere la prima persona, controllate che siano cambiati i loro atteggiamenti. Potrebbero essere atteggiamenti di cui voi non siete a conoscenza. In questo momento, quello che sento io è che forse non è il momento giusto.
non è il momento giusto per la persona a cui state pensando, non chiudete il video, non chiudete il video perché ancora non è finito. So che magari non fa piacere sentirselo dire, ma può essere che in questo momento non sia la persona giusta per voi, per i cambiamenti che dovrete affrontare e vi troviate in una situazione di scelta. Si è interrotto il video sul più bello perché non ho più memoria. Dicevo, dovrete compiere una scelta. Fidatevi del vostro istinto perché lui sa e vi sa proteggere, soprattutto se ci sono persone, magari non necessariamente la persona che avete in mente, potrebbe essere anche che qualcuno non voglia che siate insieme, quindi agisca alle vostre spalle. Comunque c'è qualcosa di meschino, ok? Io spero che non sia la persona che vi interessa, ma c'è. Quindi riflettete molto, perché sicuramente dovrete rimuovere dalla vostra vita questa meschinità e di solito non è facile scegliere. Comunque, siccome è una lettura generale, può essere che per qualcuno sia una scelta tra due persone, per altri sia magari una conversazione a cuore aperto con questa persona in cui si dice: guarda, non ti sei comportato correttamente nei miei confronti e mi sono sentita tradita o comunque ferita dai tuoi atteggiamenti. E se questa persona non cambia rapidamente, avrete la vostra risposta. Purtroppo, visto che è un messaggio generale per tante persone, continuo a sentire cose un po' conflittuali, un po' per tutti. Spero che comunque ognuno possa sentire il proprio messaggio tra le varie opzioni che ho dato. Questa carta mi dice che comunque è in arrivo un periodo di abbondanza e di ricchezza per voi e di tranquillità. Io vorrei dire anche calma, tranquillità finanziaria. Quindi secondo me nel momento in cui voi prenderete questa decisione, poi vi sentirete calme o calmi e alleggeriti. E soprattutto con questa carta, volevo dirvi che quando io stavo chiedendo che uscissero le carte per questo gruppo per voi, questa carta ci ha messo tantissimo a uscire. Sono stata almeno 5 minuti a chiedere qual è l'ultima carta per questo gruppo, quindi non penso che arriverete a questa situazione tanto facilmente. Questa comunque è una situazione di festa, di celebrazioni, di famiglia, e comunque la lettura finisce con una nota positiva, ma dovrete lavorare per avere questa felicità qua. Appunto, se come per alcuni di voi, che praticamente ci sono due persone in ballo, può essere che in questo momento non ci sia la seconda persona, ma arriverà a breve. Nel momento in cui farete la vostra scelta, vi si alleggerirà il cuore e potrete festeggiare. Può anche essere che questo indichi, come dicevo, una celebrazione, quindi può essere che come tempismo sia nei tempi di un compleanno vostro, di questa persona, comunque qualcosa che voi festeggiate. La cosa che più vorrei che voi vi ricordaste di questa lettura è che dovete fare una scelta. Soltanto la scelta vi sbloccherà questa seconda parte. E ponderate bene, ma secondo me un po' la risposta già la sapete. Molto spesso sappiamo già la risposta, ma non ce lo vogliamo dire. Può essere che magari parlarne con qualcuno, magari qualcuno di familiare, che non vuol dire necessariamente una persona da famiglia, anche quelle persone che non sono parte della famiglia, ma come se lo fossero, potrebbero aiutarvi a giungere con chiarezza a una situazione con chiarezza. Comunque sono cose che io vedo succedere a breve. Secondo me questa è la vostra situazione attuale. Vi sentite in questo bloccati in questo momento qua, però nel momento in cui capirete come comportarvi, come agire, come tagliare fuori questa persona che agisce alle vostre spalle, vi fa sentire così tradita
tradito, traditi, potrete finalmente arrivare a un momento di calma, felicità. E la carta dell'oracolo dice: Leap, you go first, the universe will catch you. Il leap è tipo il salto, diciamo un salto nel vuoto, e dice: andate prima, l'universo vi prenderà al volo. Quindi può essere che giungere a questa scelta possa far paura, magari dovrete dirti a una persona che è stata tanto nella vostra vita o comunque ha avuto una grande importanza, ma se questa persona vi porta solo scontentezza e malessere, c'è bisogno di tagliarla via e fare spazio a qualcosa di più bello, semplicemente. E dovete fidarvi che alla fine le cose andranno per il meglio. Io spero che questa lettura vi sia potuta essere utile. Fatemi sapere se volete altri video così e noi ci vediamo prestissimo.